Si è concluso ieri alla Camera di Commercio di Udine il 13° forum dell'Euroregione Aquileiese dal titolo L'Europa trema. Organizzato dall'Associazione Culturale Mitteleuropa, ha visto la partecipazione di studiosi politici e diplomatici che hanno vagliato le possibilità di recuperare le linee guida dell'Europa dei popoli. Massimo Seppi. L'Europa è cambiata, non è più quella idealizzata dei padri fondatori, soffre di una crisi di identità e respira attraverso due polmoni. E quanto emerso dal 13° forum dell'Euroregione Aquileiese dal titolo L'Europa trema, focalizzato sulle influenze subite dal nostro continente, economiche, migratorie e culturali. Un convegno informale che va al di là dei protocolli e del linguaggio diplomatico, aperto dal commissario europeo per la cultura, educazione, giovani e sport, Tibor Navracsics, il quale ha fatto capire come l'unica via di salvezza per la casa comune passi attraverso la cultura e l'anima delle persone. È un'Europa che si sta balcanizzando. Io dico sempre, bisogna ricordarsi che quando è caduta la cortina di ferro, gli stati nell'Europa erano 33, oggi sono 48, più qualcuno che non è riconosciuto da tutti, per cui sono più di 50 in realtà, e non è finita. Catalogna docet e non ci fermiamo di sicuro lì. Si possono saldare qui delle politiche che riescono a recuperare una Europa più dei popoli, diciamo, che l'Europa burocratica. Ed è questa la traiettoria, molto probabilmente, che dobbiamo cercare di seguire anche per recuperare un altro soggetto all'Europa, e cioè la Russia. Per la Russia l'Europa è un partner molto importante anche nell'ambito economico, e però io direi al contrario che ruolo fa l'Italia per la Russia, perché noi guardiamo da lì e guardiamo all'Europa, e per la Russia l'Italia è veramente un partner strategico e rimane di esserlo, nonostante che per l'ironia è stata Mogherini di dichiarare che l'Unione Europea non è più il partner strategico della Russia, però l'Italia lo rimane. Al forum, suddiviso in 5 panel tematici riguardanti la sicurezza, i rapporti di Italia e Friuli Venezia Giulia con l'Europa, le migrazioni, integrazione e le contaminazioni, l'economia dell'UE post-Brexit e le prospettive del centro-est europeo, hanno partecipato alte autorità istituzionali e diplomatiche provenienti da una quindicina di paesi, tra cui Russia, Serbia, Croazia, Slovenia, Montenegro, Polonia, Romania, Ungheria, Macedonia e Austria.